Straordinaria prova di forza del Matelica, che rifira 4 reti alla Vastese e vola al terzo posto in classifica. Gli abruzzesi non hanno approcciato bene la gara, dalla quale escono con le ossa rotte. Primo tempo di marca Matelica, che già al settimo si vede con un appoggio di Moretti per bordo, che però spedisce altissimo. Al decimo il risultato si sblocca. Moretti conquista una punizione al limite dell'area sul pallone va Bucaro, che disegna una traiettoria perfetta che supera la barriera e si infila alle spalle di Bardini. Trascorrono 2 minuti e il copione si ripete. È sempre il numero 11 di casa ad andare alla battuta, ma questa volta il pallone incoccia sulla barriera. Al 16esimo il Matelica va a pochi centimetri dal raddoppio con una discesa di Visconti lungo l'out destro, cross verso il secondo palo dove trova Bordo che, solissimo, batte di controbalzo, ma il pallone beffardo sfila vicino al palo sul fondo. La Vastese si vede al 18esimo con un tiro di Dos Santos che Urbietis non ha problemi a parare. Al 20esimo è entrato Massetti, calcia, ma Bardini fa su il pallone. Un minuto dopo è Vittorio Esposito a seminare scompiglio in area Matelica, ma la sua conclusione è deviata in corner. L'ultima grossa emozione della prima frazione di gioco la regala la Vastese, con Palumbo che serve ritacco Esposito, il quale crossa prontamente Dos Santos e non arriva all'appuntamento col tapin vincente. Si chiude un primo tempo dove il Matelica ha giocato meglio e ha avuto in Federico Moretti il migliore dei suoi, autentica spina nel fianco della difesa abruzzese. L'inizio della ripresa è decisivo ai fini della partita. Sono trascorsi circa 2 minuti quando Moretti viene atterrato al limite da Cardinale, che viene ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Alla battuta va Croce, ma Bardini vola a deviare in corner. Dalla bandierina palla ancora a Croce, che viene atterrato in area da Vittorio Esposito. Per l'arbitro è rigore, che Moretti trasforma magistralmente. Neanche il tempo di riorganizzarsi per la Vastese, che arriva alla terza rete. Sono trascorsi solo 120 secondi quando Moretti serve il liberissimo Barbetta, che fredda Bardini. La Vastese è al tappeto e al 22esimo arriva anche la quarta rete, con una prodezza balistica di Massetti che in girata piazza la palla all'incrocio dei pali. La partita è virtualmente chiusa, i restanti minuti è pura accademia, con il Matelica che fa girare la palla e la Vastese incapace di realizzare almeno il gol della bandiera. Sì, il merito va comunque alla voglia che ci stanno mettendo i ragazzi durante la settimana, e poi abbiamo anche la fortuna comunque di trasformare tutto questo, diciamo, questa applicazione la domenica. Quindi un plauso va a loro, perché oggi in effetti c'è stata sia la prestazione che i 3 punti. Siamo contenti, dobbiamo continuare su questa linea tracciata, ecco. Comunque, diciamo, è stato un vissuto mio importante lì a Vasto. Ora il presente e il futuro si chiama Matelica e devo cercare in tutti i modi di dare tutto me stesso per questi colori e cercare sempre di dare il massimo e far dare il massimo al gruppo che alleno. Sì, probabilmente all'inizio l'approccio, ma per bravura del Matelica, non è stato positivo, però alla fine soffri su una punizione che va dentro, poi hai l'occasione per fare l'uno pari con Vittorio sulla palla tagliata dove non è arrivato Dossa, poi rimani in 10, diventa tutto più difficile, il rigore è un'ingenuità, 2-0, quando poi di fronte se trovi una squadra non di alto livello magari si chiude, poi dopo abbiamo perso un po' la testa, abbiamo perso le misure, le distanze, prendi il 3-1, 4-1 e lì dovevamo essere un po' più intelligenti. Questo è il rammarico, ma tutto questo non può cancellare quello che di buono ha fatto la squadra nell'ultimo mese, che ha sofferto e lavorato tanto, e credo che bisogna andare avanti fin da subito senza tristezza ma con rabbia per provare il riscatto subito, iniziando da martedì con gli allenamenti e poi la prossima partita all'Aragona. Questo è l'unico modo per poter cancellare quello che è successo oggi.